Oggi affronteremo il tema dell'alimentazione ai tempi del Covid, come nella pandemia sono cambiate le nostre abitudini grazie ad una ricerca condotta da Neuromed. Ma vediamo il servizio di introduzione al primo ospite. Il confinamento in casa durante il periodo di lockdown più stretto, quello della primavera 2020, ha visto un cambiamento generalmente positivo nelle abitudini alimentari degli italiani, anche se in alcuni casi, soprattutto tra i giovani, la permanenza forzata a casa ha incoraggiato consumi meno salutari. Questo quadro emerge da due ricerche condotte dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'Istituto Neuromed di Pozzilli nell'ambito di due progetti che hanno esaminato gli effetti che la pandemia, al di là della patologia indotta dal coronavirus, ha avuto sulla vita e sulla salute di circa 1.500 partecipanti allo studio del progetto MoliLock, ai quali si sono aggiunti 2.000 soggetti reclutati in un'indagine online lanciata a fine maggio 2020 in tutta Italia, il progetto Alt Risk Covid-19. I due studi sono stati pubblicati rispettivamente sulle riviste International Journal of Food Science and Nutrition e Public Health Nutrition. E benvenuta la professoressa Licia Coviello, ben ritrovata professoressa, responsabile Dipartimento Epidemiologia e Prevenzione Neuromed. Come sta innanzitutto, professoressa? Buongiorno, molto bene, grazie. Professoressa, allora, l'alimentazione più sana durante il lockdown, ma non per tutti? Questa è quanto è emerso da queste ricerche pubblicate proprio in queste ore. Sì, diciamo il lockdown ha determinato tanti cambiamenti e anche a livello alimentare ci sono stati dei cambiamenti sia nel tipo di alimenti mangiati, sia nel modo, diciamo, di mangiare, nelle abitudini alimentari. E questo, diciamo, ha riguardato in maniera diversa, diverse categorie di persone. Diciamo che in media, in maniera generale, il modo di mangiare è migliorato perché si è avvicinato di più a quello stile mediterraneo che noi sappiamo essere, salutare, con qualche differenza fra le persone più giovani e le persone più adulte o anziane. In effetti, gli anziani e gli adulti si sono avvicinati di più a un miglioramento dello stile mediterraneo, mentre i giovani un pochino di meno e soprattutto hanno, diciamo, prediletto l'utilizzo dei cibi ultraprocessati che sempre di più appare siano o possono essere dannosi per la salute. Esatto, hanno fatto un abuso di brioscine, cioccolata e via dicendo, anche perché stando a casa hanno avuto più tempo per annoiarsi e forse si sono rifugiati sul cibo, possiamo dirla così? Sicuramente, anche qui, chiaramente stare a casa per i giovani sarà stato più noioso, ma magari per gli adulti ha dato più tempo, per Esatto. esempio, per cucinare. Infatti, come dicevo prima, sono cambiate anche le abitudini, per esempio è aumentato il numero di pasti, è aumentato il consumo di cibi cucinati a casa, il tempo dedicato alla cucina, è aumentato l'utilizzo di prodotti locali, diciamo, comprati in piccoli supermercati, proprio perché non si poteva, come dire, uscire e andare magari nel grande supermercato che stava lontano da casa. Ma diciamo in generale si è potuto notare che ci sono stati dei cluster di comportamento, cioè chi ha mangiato meglio non ha soltanto mangiato meglio, ma per esempio non ha ridotto la propria attività fisica, addirittura l'ha aumentata nonostante stesse a casa, o ha ridotto le abitudini al fumo e ha, diciamo, consumato alcol in moderazione. Quindi diciamo che possiamo notare un pattern di comportamento salutare che ha migliorato anche, per esempio, il peso corporeo. Mentre le persone che hanno invece adottato degli stili di vita peggiori, che corrispondono circa un 30% della popolazione, hanno mangiato leggermente peggio, hanno fatto meno attività fisica, hanno fumato di più e quindi mediamente hanno aumentato il loro rischio di malattia.
Quindi possiamo dire che tutto sommato la pandemia ha avuto almeno questo aspetto positivo per coloro che hanno pensato in periodo di lockdown di seguire un'alimentazione un po' più sana, più corretta, forse perché c'è stato anche più tempo per pensare a se stessi, per dedicarsi a, non so, per dedicarsi a se stessi ma alla propria famiglia, forse anche questo. Assolutamente, diciamo c'è una possibilità di prendere, come si dice, del buono da una situazione forzata e una parte della popolazione l'ha fatto e questo atteggiamento si vede non soltanto nelle abitudini alimentari e di vita ma anche in generale nella psicologia di queste persone che pure abbiamo studiato in questi studi, sono dati che stiamo ancora elaborando, ma anche da questo punto di vista si vede che le persone si sono raggruppate, diciamo in persone che hanno reagito anche psicologicamente meglio allo stare a casa, prendendo un po' il lato positivo, come appunto quello di potersi dedicare più a se stessi, alla famiglia, avere più tempo per fare alcune cose, come per esempio cucinare o fare un po' di sport, anche se sul balcone di casa o nella propria camera da letto, e altre invece che hanno reagito in maniera più negativa. E a questi due modi di reagire è corrisposto anche un profilo di fattori di rischio per la salute diversi. Professoressa, ecco, come vi è venuto in mente di dedicare il vostro tempo a questa ricerca? Che cosa è stato quel quid che ha fatto scattare in voi ricercatori Neuromed la necessità di valutare, di esaminare questo periodo di lockdown e quindi delle conseguenze sulla salute e quindi la prevenzione? Parlando sempre di salute, si parla ovviamente di prevenzione. Certo. Diciamo che questo si inserisce un po' in quelli che sono gli scopi principali del nostro lavoro, la nostra mission, possiamo dire così, che è quella di capire quali sono quelle abitudini, quegli stili di vita che aiutano a mantenere la salute e quindi evitano che ci si ammali. La prevenzione, giustamente, come dice lei. E in effetti ci siamo posti il problema di che cosa sarebbe successo, di che cosa stava succedendo durante un periodo in cui tutta l'attenzione era concentrata su una malattia acuta come il Covid, una malattia infettiva. E ci siamo chiesti se questo diciamo, cambiamento così drammatico delle nostre abitudini, lo stare a casa, la paura di ammalarsi, non avesse degli effetti soltanto sulla parte malattia Covid, ma anche su tutte le altre malattie che normalmente, diciamo al di là del Covid, affliggono la nostra società, le malattie cronico-degenerative, i tumori, l'infarto, le malattie neurodegenerative, che sono strettamente legate a tutta una serie di comportamenti, di abitudini di vita modificabili e quindi rendono queste malattie prevenibili. E abbiamo cominciato a pensare di studiare le persone anche da un punto di vista di queste abitudini, per capire se al danno, tra virgolette, Covid, si aggiungesse anche un danno relativo alle altre patologie che si sarebbe magari visto non immediatamente ma nel tempo. E quindi per questo abbiamo studiato le abitudini delle persone, soprattutto gli stili di vita legati alle patologie cronico-degenerative delle persone che rimanevano a casa, e lo abbiamo fatto in due modi diversi, studiando una popolazione molto strutturata che avevamo già studiato negli anni, come quella del progetto Molisani, che però è limitata alla regione Molise, perché è un campione di popolazione molisano, e contemporaneamente anche di studiare un po' un campione che rappresentasse tutta Italia in una maniera meno strutturata, ma che potesse coprire il territorio italiano. Ecco perché abbiamo fatto una survey sul progetto Molisani e una attraverso il web su tutta Italia. E in effetti, seppur con delle differenze, i due campioni di popolazione ci hanno mostrato fondamentalmente le stesse cose. L'auspicio allora, professoressa, è che le persone che si sono comportate bene durante il lockdown continuino anche adesso che ci avviamo ad una normalità, tra virgolette, e quindi approfittando anche del cibo stagionale, dei prodotti locali, continuare a pensare alla una buona dieta mediterranea, un corretto stile di vita proprio per prevenire tante malattie. Certamente, noi pensiamo che diciamo, questo periodo così particolare della nostra vita possa aver, come dire, indotto dei cambiamenti che si possano mantenere nel tempo e che forse questa forzatura
affermarsi ci abbia portato anche a dei cambiamenti positivi che possano accompagnarci per il resto della nostra vita. Ecco, cerchiamo di vedere del positivo anche in un periodo così particolare della nostra vita che mai avremmo immaginato di vivere e cerchiamo di portare il positivo nel resto della nostra vita, cercando poi invece di dimenticare le cose negative che ci sono state in questo periodo, dimenticarle non nel senso di dimenticare questo periodo perché non sarebbe giusto, ma dimenticare, diciamo, la parte cattiva di questo periodo. È vero, far tesoro di ciò che abbiamo imparato e stiamo continuando ad imparare in questi mesi così difficili e duri. E forse imparare a volerci più bene è anche una conseguenza positiva del Covid, no? Stiamo imparando questo. Assolutamente, sicuramente verranno, diciamo, in evidenza queste nuove possibilità che il Covid ci ha dato. Ora, la cosa importante è applicare diciamo, lo studio sistematico a queste cose, perché chiaramente noi possiamo fare tante ipotesi, possiamo ragionare, diciamo, di tante cose. Però, se vogliamo correlare questi cambiamenti alla salute e vogliamo dargli una veste, diciamo, di scientificità e non Certo. di semplice parlare, dobbiamo poi applicare una metodologia come quella che abbiamo utilizzato negli due studi, Molylock e Altris Covid, che ci porti con la evidenza dei dati a fare delle affermazioni. Questo è molto importante. E si conferma ancora una volta fondamentale la ricerca, quindi noi ringraziamo voi tutti i ricercatori di Neuromed, ma di tutti gli istituti perché quotidianamente dedicate il vostro prezioso tempo al nostro benessere, a prevenire tante malattie o comunque affrontare le malattie con le giuste cure, professoressa. Io la ringrazio anche per questo collegamento, per queste informazioni importanti e fondamentali come sempre. Grazie a lei e a tutti i telespettatori, buona giornata. Alla prossima volta, grazie.